Allora, il New York Times ha tolto Milano dalle città da visitare, la Milano di Pisapia. Ti dico solo che un anno fa, quando c'era la Moratti, figurava tra le città più ammirate, più amate. Che succede? Non piace più la Milano di Pisapia? La Milano di Pisapia? Ammazza che botta! Esatto. Sente la per te, che è l'esclusiva. Cosa succede? Aspetta, che possiamo dire come slogan? Perché prima ti ricordi che si diceva una Milano da bere, adesso e niente, non c'è più. È finito praticamente il fuoco d'artificio di Pisapia. Perché secondo lei un importante quotidiano del New York Times, che poi è di sinistra, non è certo dei repubblicani, no? Lei conosce bene l'America, lo sa, un quotidiano in un anno è venuta meno la magia di Milano, e tanto da toglierla del tutto dalla classifica, cioè Londra per esempio c'è rimasta, no? Sì, ma devono togliere Milano e poi subito attacca Napoli, perché con quell'altro che abbiamo a Napoli, chi ci abbiamo? Manco mi ricordo più. Il bastonatore folle. Ma cosa c'è che non funziona in Pisapia secondo lei? Ma secondo me non è protagonista, non è stato protagonista. Però non doveva essere quello che rilanciava Milano, che dice che voi avevate rovinato tutto, l'avevate resa incivile, eccetera, eccetera. Ma lui praticamente tentava di rilanciare se stesso e ha completamente rovinato l'immagine di Milano. Certo. Lei quando va in giro cosa sente dire di Milano all'estero, eccetera? Ma non, purtroppo non se ne sente più parlare, cioè Pisapia ha messo un velo atroce, l'ha proprio magnificata. Ultima cosa, adesso ci sarà la cosa, si pagherà 5 euro per entrare, perché c'è la barriera. Sì. Ecco, cosa ne pensa? E ci sono anche le polemiche per quelli che vanno a lavorare. Esatto. È un aumento di costi incredibile, io credo che la città ne pagherà le conseguenze per i cittadini che già sono bravi da oltre monti di Pisapia, che è un macigno che gli grava addosso. Va bene, Alessandra, la ringrazio.